risorse e risposte per Roma e per i suoi cittadini. Come sapete, lunedì in Assemblea Capitolina abbiamo approvato il bilancio previsionale 2017-2019 e lo abbiamo fatto entro il 31 gennaio, con ben 2 mesi di anticipo rispetto al termine previsto dalla legge. Un risultato importante con cui possiamo fornire finalmente alla città una programmazione puntuale. Approvare entro il mese di gennaio era essenziale anche per poter usufruire delle premialità che la legge riconosce ai comuni virtuosi, in questa occasione il nostro. Ad esempio, potremo investire denaro utilizzando gli avanzi di amministrazione o ricorrendo ai 700 milioni di spazi finanziari sino al 2019. Potremo ancora conservare nel fondo pluriennale vincolato di spesa le risorse già accantonate nel fondo dell'anno precedente. Determinante è stato poi il lavoro svolto a fine dicembre, quando abbiamo approvato quasi 100 milioni di debiti fuori bilancio, creati dalle precedenti amministrazioni e mai saldati. Così facendo abbiamo alleggerito i vincoli per i successivi esercizi. Il nostro bilancio può essere definito veritiero e responsabile. Abbiamo individuato 40 milioni di sprechi e aumentato gli investimenti in settori cruciali per la cittadinanza, quali la mobilità, la cultura, il sociale e la manutenzione urbana. Nel DUP, ossia nel documento unico di programmazione che si accompagna al progetto di bilancio, abbiamo poi fornito tutti i chiarimenti necessari su come intendiamo recuperare le entrate nel medio-lungo periodo. Con impegno costante, lungimiranza e una corretta gestione delle risorse, proseguiamo il nostro lavoro perché vogliamo raggiungere altri risultati importanti per la nostra città.